Una comunità energetica solidale per famiglie bisognose per supportare anche produzioni biologiche con nuovi posti di lavoro. È questo il progetto Il Sole per Tutti presentato a Foggia. La creazione di una comunità energetica rinnovabile e solidale per famiglie bisognose, e questo è il progetto Il Sole per Tutti. La comunità sorgerà a Foggia in uno dei siti della Fondazione Emmaus, finanziata da Fondazione con il Sud per 200.000 euro, in collaborazione con il Banco dell'Energia ed Edison Energia. Saranno famiglie che saranno intercettate ovviamente attraverso i canali classici che noi abbiamo in quanto sistema del terzo settore in collaborazione con l'amministrazione comunale, e saranno famiglie che saranno assolutamente formate nell'entrare in questa comunità energetica. Questo è un progetto molto importante perché dà una risposta concreta a tante famiglie che quando arriva la bolletta a casa, come dire, è un momento brutto perché non si hanno i soldi per pagare. Ed è un progetto che per poter dare una risposta a queste famiglie deve mettere insieme un sistema. Partner è l'Università degli Studi di Foggia. La comunità sulla strada di Emmaus, capofila del progetto, individuerà le persone fragili destinatarie dell'intervento inclusivo. È un modo per far capire che le cose possono migliorare, che bisogna alzarsi dai divani, lo dico soprattutto ai giovani, perché c'è un mondo lì fuori con tante opportunità da cogliere, anche perché questo sistema crea lavoro. Siamo partiti con la cura dei più fragili, dei più vulnerabili, ma abbiamo capito che la vulnerabilità non è solo quella conclamata dalle tossicodipendenze, dalle disabilità e da altre situazioni, ma anche quella della povertà sociale, della povertà energetica. La comunità energetica Il Sole per Tutti servirà anche a supportare le coltivazioni biologiche e a creare quindi nuove opportunità.